Quest'oggi sono in compagnia di Marcella Bella, alla quale do il benvenuto su EG Magazine. Ciao, ben arrivata. Ciao, grazie. Allora, siamo a Milano, una location fantastica perché siamo da Dolce Gabbana Martini, dove tu hai presentato il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo album. Eccolo qua. Quindi c'è un motivo se sono andata, sono venuta qui. Assolutamente. No? Perché c'è molto di siciliano qui e quindi cercavo una location adatta a questo disco che parla appunto di me, di essere, io mi sento una figlia del vulcano, quindi Etnea, non è un caso che l'ho intitolata Etnea. Etnea è forse uno dei miei migliori dischi, un album che contiene 10 canzoni inedite, di cui 7 sono state scritte anche da me. Poi questa è un'assoluta novità. Sì, questa è un'assoluta novità, sì. Non pensavo nemmeno io, mi sono sorpresa anch'io di riuscire a scrivere dei testi, a riuscire a scrivere delle musiche, perché io non sono strumenti, quindi lo facevo tutto a orecchio e qualche pezzo l'ho fatto anche con mio fratello Rosario, che suonava al pianoforte, l'abbiamo fatto in collaborazione. Allora, per te sono molto importanti due cose, le tue radici, l'abbiamo appena detto, e la famiglia, che forse troviamo tutto raccolto. Qui, vero, qua? Qui c'è veramente una grande parte di Marcella, dove veramente mi metto un po' a nudo, no? È chiaro che i testi non è che parlano solo di mie esperienze, cioè c'è della mia esperienza dentro, ma delle volte l'esperienza viene un po' mescolata alla fantasia in modo da, no? Da non dire troppo di cose personali, però cercando magari uno spunto da un qualcosa che mi è successo e poi da lì costruivo anche i testi. C'è anche un altro valore che è quello dell'amicizia, perché una delle 10 tracce tu la canti insieme con una mia carissima amica, nonché artista fantastica, una grande artista che è Loredana Bertè. Noi siamo amiche da più di 50 anni, perché lei proprio è quella che mi ha fatto conoscere Milano anche, no? Che mi ha portato in giro a Milano i primi anni che ci siamo conosciute in un hotel di Milano, eravamo tutti e due cantanti della CGD e quindi eravamo sempre lì insieme. Lei la sera mi portava fuori, mi diceva: vieni che ti faccio conoscere il Milano by night. E beh, bello avere anche un'amica che ti trascina in queste cose quando si è un pochettino nuovi in una città come Milano, molto grande. E comunque grande. A parte l'amicizia, io le ho chiesto appunto di cantare con me questa canzone dedicata alle donne che hanno subito violenza di tutti i tipi, e ho scritto una canzone in particolar modo ispirandomi a due donne che hanno subito l'acido in faccia. Sono due grandi donne che io ho ammirato tantissimo, soprattutto per la loro forza nel rialzarsi, perché questo è ammirevole, perché è una rivincita su quegli uomini che hanno cercato di abbatterle, di distruggerle, eppure loro con la grande forza di carattere, di umanità, tutto quello che avevano dentro, sono riuscite a superarla questa cosa, ed è stata la migliore risposta. E io proprio a queste donne fiere ho dedicato questa canzone che si intitola Mi rubi l'anima. Certo, perché il messaggio deve passare, lo ricordiamo, anche attraverso la musica, è molto importante, e tu giustamente è un modo più facile, più assimilabile di parlare di certi argomenti difficili. C'è anche un'altra canzone che ha in realtà un significato molto profondo, che è Tacchia Spillo. Sì, Tacchia Spillo. Innanzitutto musicalmente per me è stata una grande novità, è stata la novità di questo disco, perché tratta un genere musicale che affronto per la prima volta, no? Perché ha delle sonorità molto attuali, io canto in un modo molto attuale. Posso dire che ti è venuta molto bene, perché parlo, canto in un modo molto veloce. Non ce l'aspettavamo. Sì, nessuno si aspettava questo, è stato un atto di coraggio, perché tanti dicevano: ma come, la gente si aspetta da te una canzone più classica, no? Più classica. E invece abbiamo avuto questo coraggio di venire fuori come primo singolo, perché poteva anche non funzionare, e invece piace così tanto, lo ballano tutti, e sono felice che
non è solo un disco da ballare, c'è anche, certo, c'è anche un significato importante nel testo, perché appunto è una metafora, Tacchi a Spillo sono una metafora della vita, nel modo di poterla, di saperla affrontare, no? Di saper affrontare, che ci vuole sempre molto equilibrio, ci vuole stile, ci vogliono tante cose per riuscire, che se anche si cade dai tacchi, come succede spesso, metaforicamente parlando, se tu cadi dai tacchi devi riuscire anche a rialzarti. E quindi c'è un significato più profondo, un bellissimo testo scritto dagli autori. Però parlando di tacchi a spillo non possiamo citare la moda, quindi certo. Che rapporto hai tu con la moda? Tra l'altro hai un abito stupendo, come la vivi? Beh, io sono sempre stata innamorata della moda, oltre che dalla musica. È chiaro che sono un tipo femminile, quindi amo gli abiti stretti, i tacchi, gli orecchini, i guanti. Vorrei far notare, cioè, questo scollo, no? Tu sei tutta, io sono con la Dolce Vita, ma è stupendo, no, vabbè, ed è bello. Vabbè, fuori fa molto caldo, cioè, molto freddo. Oh, cavolo, fa molto freddo fuori, è una delle prime giornate fredde di milanesi, però io oggi mi sento calorosa, perché non potevo presentare un disco sull'Etna con la lava in modo freddoloso, no? Quindi mi sono messa un abito giusto, e poi in onore dei padroni di casa. Assolutamente sì, però ecco, il tuo guardaroba com'è? È caotico, è invece di quelli ordinati per colore cromatico, no, con gli outfit, raccontami. Ma io sono panico, oggi cosa mi mai? Sei una dei nostri? Guarda, io sono soprattutto un artista non può essere ordinata, poi non me l'ha insegnato nessuno, neanche mia mamma, perché mia mamma non ha avuto modo, poverina, di insegnarmelo, perché ha cominciato a 14 anni ad andare su, giù, fare provine, andare a Milano, andare qua. Quindi io della vita, diciamo, di queste cose non ne so molto, no? E di conseguenza l'ordine non è primario nella mia vita. Però ho tanti armadi, tante ante, e ho cercato di mettere tutte le scarpe in un punto, tutti i maglioni nell'altro, insomma un pochino ho cercato di dare un ordine. E io naturalmente amo i vestiti, e questa cosa l'ho trasmessa anche a mia figlia Carolina, e lei si diverte più di me, perché se io avessi avuto la mamma con gli armadi pieni di abiti sarebbe stata una festa, no? Lei infatti ogni tanto dice: mamma, stasera voglio mettermi una gonna rosa, dove la trovo? Vabbè, me la cerco io, e lei va a cercarsi la gonna rosa. E quindi comunque quando apri è divertente per sì, lei. Sei un po' come tutte le no, è il caotico, panico, il cioè, panico, cosa mi metto? No, non ho niente da mettere. Esatto. La cosa è, la frase, quando mi avete detto: dai Marcella, vestiti veloce, aspetta che non so cosa mettermi, non ho niente da mettere. Mi era già simpatica prima, ma adesso ancora di più, perché sei dei nostri, assolutamente. Tu hai iniziato giovanissima, sì, rompendo anche un po' le regole, no? Perché hai partecipato a qualche cosa che non potevi, perché non avevi ancora l'età, vero, eccetera. Ho mentito, ecco. Ma non tanto io, sono stati i miei due fratelli che hanno mentito per me e mi hanno buttato sul palcoscenico. Ti hanno fatto bene. Avevo 13 anni, certo, ne dovevo dire 15, perché sennò non mi prendevano. E lì mi sono, è stata tutta una cosa improvvisata, e da lì è partito tutto. Però io, come stavo bene sul palcoscenico, io quando salivo sul palcoscenico dicevo: beh, questo è il mio posto, certo, già da piccolissima, pensa. E infatti io ti volevo proprio chiedere se c'è stato un momento, sì, nella tua età, quando eri molto giovane, in cui hai proprio capito che questa sarebbe stata la tua professione. C'è stato un qualche cosa che ti è scattato e hai detto: sì, io voglio fare questo? Sì, mi è scattato proprio quasi da bambina, avevo 10 anni, ero in quinta elementare, e mi è successo che hanno organizzato a scuola la famosa recita, no, per quando si finisce l'anno, di fine anno, una recita dove quell'anno lì bisognava fare le zingarelle, era tratta da un'opera lirica, non siamo le zingarelle. E lì bisognava suonare il tamburello, ballare su questo piccolo palcoscenico. Ecco, la prima volta che sono salita e che ho assaporato, ho messo i piedi lì su questo piccolo palco,
mi è mancato il fiato, ho detto che meraviglia, cioè sai quando tu senti una cosa stupenda, non so se tu l'hai mai provato per qualcosa, io penso di sì, perché sì, ognuno, certo, di noi sa qual è qualcosa che ti fa stare bene. E io da lì ho capito che quello era il mio posto, era il mio posto. E da lì poi ho cominciato nella mia testa a fare, a salire sui tavoli, sulle sedie, il manico di scopa, cantavo se volevo cantare sempre. Ho cominciato proprio piccola a 10 anni. Ad avere in testa di farla cantante. Questa cosa, una carriera lunga 50 anni e più, perché l'hai festeggiato mi sembra nel 2019, qual è stato il tuo momento up e il tuo momento down? Guarda, io ho avuto una carriera up and down, perché ogni tanto mi estraniavo, ma anche quando ero all'apice del successo, perché magari volevo fare un figlio, che magari volevo allattare il bambino, volevo stare lì con il bambino a fare la mamma. E quindi io dicevo, no, adesso tutto... Ma quando è che riprende? Beh, adesso fa un attimo con calma. Poi questo mi succedeva anche quando mi innamoravo, no? Volevo vivere in pieno l'amore, fare tutto quello che mi sentivo nel cuore. E quindi non riuscivo ad andarmene in tournée e poi lasciare lì il mio amore così da sola, abbandonato, no. E allora ogni tanto io mi allontanavo. Tutto questo ha fatto bene alla mia carriera, perché non ho mai stancato il mio pubblico, ho sempre lasciato un che di voglia, no? Di desiderio di riavermi artisticamente. E questo non volendo, perché non è che l'ho studiato a tavolino, mi veniva proprio spontaneo, ogni tanto mi allontanavo per poi tornare, era importante però il ritorno. Anche con un entusiasmo, esatto, con la voglia di ricantare, con Gianni, dicevo dai Gianni scrivi una bella canzone, mi scriveva una bella canzone, come è successo con Nell'aria, che anche quello lì è stato fatto dopo qualche anno di tranquillità, e poi con L'ultima poesia, poi magari c'era un Sanremo con Senza un briciolo di testa, cioè io facevo magari per un anno, due, mi estraniavo, dopodiché l'importante sono i ritorni, cioè devono essere forti, perché andare, diciamo, estraniarsi, uno lo fa in punta di piedi, piano piano, poi no? Il ritorno è importante, ma il ritorno deve essere bello e forte, come questo. Assolutamente sì. Allora, qua un'altra domanda d'obbligo, perché hai citato il Festival di Sanremo, tu sei stata sul palco dell'Ariston tante volte, forse una decina di volte, 9 o 10, perché sono stata anche ospite, il conto, esatto, anche ospite 3-4 volte, altre volte in gara. Certo, in gara è molto più stressante, certo. Perché all'epoca quando l'ho fatto io c'erano le classifiche, ti buttavano fuori, non sapevi se arrivavi in finale. Fortunatamente io sono sempre arrivata nei primi 7, sempre, benissimo, sempre. Benissimo. Non ho mai fatto un Sanremo dove ero ultima, che ne so, mai. Ci hai meditato? Hai proposto qualcosa? Guarda, ad Amadeus? In questo momento non mi va di parlare di Sanremo, perché è inutile, perché in questo momento sono talmente presa dal mio disco, dalle mie canzoni, dal mio pezzo Vecchia Spillo, che sta andando alla grandissima. Quindi in questo momento mi sto dedicando completamente a questo progetto. Poi se arriva Sanremo, chi lo sa, quest'anno, l'anno prossimo, non lo so, io so con sicurezza che prima o poi ci torno. Ci sarà. Allora, un'ultima domanda, perché tu sei mamma, sì, hai tre ragazzi e sei anche nonna. Sì, giusto? Certo. Come? No, veramente, veramente sono la mamma del papà dei bambini. Certo, certo, anche mio papà dice così nei confronti di mio figlio, che uno ci deve pensare un attimo, poi ci ragiona. Quella parola lì non ci piace tanto. No. Però come coniughi comunque la famiglia con la carriera, perché si sa che noi donne dobbiamo essere molto bravi in questo e non sempre c'è possibile farlo. Ci riusciamo, certo. Io sono molto presente nella vita dei miei figli, fin troppo che non si lamentano, lasciaci andare, vogliamo essere indipendenti, fammi andare, gli ultimi due fanno così, il primo è già scappato perché lontano. È grande, ha avuto appunto 2 bambini e vive a Singapore, lontano. Però arriva poi qui ogni anno, tutti gli anni sta un paio di mesi, quindi i bambini mi adorano, poi io ai bambini li faccio sempre cantare, ballare, disegnare, ci divertiamo, giochiamo a nascondiglio. Io quando sono coi piccolini si torna un po' bambini, sì, cammino a 4 piedi per casa, quindi
quindi non sento questa cosa della nonna, anzi per loro, secondo me loro mi vedono come compagno di giochi, che sono bambina come loro, io mi metto a loro, no? Si ritorna tutti un pochettino bambini, sì. Ma tu un sogno nel cassetto ce l'hai ancora? Ho smesso di avere i sogni nel cassetto, perché i sogni nel cassetto si hanno quando si è molto giovani e non si conosce bene la vita. Non serve a niente avere i sogni nel cassetto, perché bisogna avere delle passioni, il desiderio di fare, di andare avanti, di rialzarsi quando si cade, però ne avrei di sogni, altro che ho dei cassetti pieni di sogni, degli armadi, ho dei cassetti pieni di sogni, però anche delle volte bisogna anche, non dico accontentarsi, però cercare di vivere al meglio quello che si ha e quello che si è. No? Certo. Tante volte che lavorativamente non avevo molto, io dicevo però ho una bella famiglia, ho un amore, mi posso dedicare a tante cose, sono già stata molto molto fortunata rispetto a tanti altri, perché posso dirlo, ci sono dei grandi artisti che non hanno avuto neanche la famiglia, e perché la famiglia ti sostiene tantissimo, certo. Soprattutto nei momenti no. Assolutamente sì. E allora Marcella, io ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo te. Per tutto. E viva il lupo e viva il vulcano e viva Etnea. Grazie.